Buongiorno cari colleghi, siamo oggi al terzo appuntamento con Copernicus at Work. Ormai lo sapete, è l'iniziativa che abbiamo realizzato per di comunicazione interna per comunicare con ai nostri colleghi informazioni. Buongiorno cari colleghi, siamo oggi al terzo appuntamento con Copernicus at Work. Ormai lo sapete, è l'iniziativa che abbiamo realizzato per di comunicazione interna per comunicare con ai nostri colleghi informazioni economy, quindi della direttiva Habitat, della Carta della Natura, della direttiva Strategia Marina, il progetto CADO, l'acquacultura, quindi molti sono i temi che abbiamo sul tavolo. Vi ricordiamo che tutti i materiali del Copernicus at Work sono pubblicati sul sito ISPRA per te, voi già potete trovare i video e le presentazioni dei workshop che abbiamo già realizzato e che il prossimo workshop sarà lunedì 18, parteciperanno anche il direttore generale Alessandro Bratti e il presidente Stefano Laporta per diciamo dare i saluti e un call to action. A questo punto io mi taccio e passo la parola a Nico Bonora che modererà gli interventi dei nostri colleghi. A dopo, grazie. Buongiorno a tutti e grazie Chiara, grazie presenti per essersi di nuovo uniti a questo ciclo di seminari. E appunto, come ha già detto Chiara, come ha già esposto, oggi verranno toccati diversi temi relativamente all'environment, biodiversity, forestry and blue economy. Chiaramente questi temi sono anche sottesi da direttive, vedremo come il programma Copernicus contribuisce a soddisfare quelli che sono gli obblighi comunitari, ma non solo, anche quelle attività che possono avere anche diversi input, come per esempio ci mostrerà anche Francesco Cardia con alcuni esempi in acquacultura. Quindi direi ora di cominciare con Laura Casella, tanto per non accumulare ritardo, e che ci presenterà il dato Copernicus a supporto dell'implementazione della direttiva Habitat. Prego Laura. Eccomi qua, buongiorno a tutti, grazie Nico, grazie per questa opportunità a tutti i colleghi che hanno pensato a questo momento per condividere, aprire una finestra sulla biodiversità e in particolare sulla direttiva Habitat. Si vede la presentazione, chiedo conferma. La direttiva Habitat costituisce un pilastro della conservazione della natura in Italia e in Europa. Nasce nel 92, nel 97 viene recepita in Italia e da allora inizia un percorso molto complesso, complesso per la sua implementazione perché per le continui aggiornamenti che sono resi necessari dagli ingressi successivi degli Stati membri e quindi necessari adeguamenti alle metodologie condivise. Rappresenta uno strumento di valutazione per le politiche europee del Green Deal e è direttamente strumento della strategia della biodiversità, ma allo stesso tempo ha delle importanti ricadute pratiche sulle politiche nazionali che possono risultare esiziali se l'implementazione della direttiva Habitat non viene effettuata in un modo corretto ed esatto. Gli obiettivi della direttiva sono fondamentalmente, si pone l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat e delle specie, di una selezione di habitat e specie nel territorio europeo degli Stati membri, e questo viene realizzato attraverso due attività che sono il monitoraggio e la valutazione dello stato di conservazione e la rendicontazione che deve avvenire ogni 6 anni. La direttiva si articola su 2 dimensioni per fare questo, si articola su una dimensione locale in cui le regioni e le province autonome sono responsabili della raccolta dei dati, un livello nazionale in cui avviene l'aggregazione e la strutturazione del dato che poi deve essere riportato direttamente in comune.
Commissione. Attualmente si è chiuso il quarto ciclo di rendicontazione, nel 2019 abbiamo inviato l'ultimo report e negli ultimi due si è visto il coinvolgimento diretto di ISPRA nel ruolo di coordinamento delle attività con un gruppo di lavoro costituito ad hoc in ISPRA, coordinato da Papi Genovesi, che ha visto la collaborazione con regioni e province autonome, ma anche società scientifiche ed esperti su tutto il territorio nazionale. Nel 2020 è importantissimo il momento, uscirà il Composite Report che sintetizza i risultati su tutto il territorio dell'Unione e sarà anche un momento fondamentale perché è il momento in cui usciranno anche le linee programmatiche per il prossimo futuro dell'implementazione delle direttive della direttiva e delle iniziative sulla conservazione della natura. Facendo un focus sugli habitat, i dati da rendicontare negli ultimi anni sono di due tipi: il dato distributivo con la rappresentazione cartografica sulla reference grid A del quadrati 10x10 km e un dato quantitativo. Il dato quantitativo è quello che consente la valutazione dello stato di conservazione. Tra i vari parametri individuati e condivisi a livello europeo con una metodologia molto accurata e assolutamente condivisa da tutti gli stati membri, due sono i parametri essenziali, che sono l'area occupata e la struttura e le funzioni degli habitat. Questi due parametri sono i più importanti perché sono rilevabili in campo, gli altri discendono da questi o vengono derivati in qualche modo. La cosa fondamentale è che di questi parametri noi dovremmo valutare le variazioni nel tempo e nello spazio, quindi più che lo stato, essendo trattandosi di monitoraggio, quello che interessa è in che modo gli habitat vanno incontro a trasformazione, se queste trasformazioni sono in senso negativo o positivo. Per quanto riguarda le criticità emerse da questa esperienza diretta nella reportistica ambientale della direttiva Habitat e nelle azioni di monitoraggio compiute sugli habitat, sono emerse delle grandissime conoscenze, lacune di conoscenze distributive, una grandissima difficoltà di organizzare e coordinare il dei cambiamenti nello spazio e nel tempo, soprattutto per la struttura e la funzione degli habitat, e una carenza di dati di campo e una necessità per sopperire a tutto questo di investimenti ingenti che spesso non sono a disposizione delle regioni e delle province autonome per quanto riguarda proprio le azioni di monitoraggio. È stata quindi formulata un'exit strategy che consentisse, attraverso alcune azioni come la migliore strutturazione delle attività di raccolta dati, la ricognizione accurata di tutto l'esistente, l'utilizzo di banche dati vegetazionali ufficiali e certificate come quelle dello European Vegetation Survey, che è l'organizzazione di riferimento per l'implementazione della direttiva Habitat, e le stime di superficie da modellistica che in qualche modo ottimizzassero i dati disponibili. Tutto questo assume una maggior efficacia se questo è stato sperimentato attraverso questa esperienza di ricerca, se si mette in atto un'integrazione del dato Direct Observation. Per quanto riguarda il dato distributivo legato alla spazializzazione, è stato quindi avviato un progetto di ricerca che ha visto il coinvolgimento di colleghi ISPRA, di Bio, di CNCRE, ma anche università italiane, c'è la Sapienza, c'è Bologna, c'è Siena, ma anche istituzioni europee come lo European Vegetation Survey, già citato, le università di Oviedo e Cantabria, e che ha visto anche l'interesse sia del Ministero spagnolo per l'ambiente, oltre che di quello italiano. Per cui recentemente si è configurata la possibilità anche di discutere dell'approccio in sede di user forum. Il primo passo è stato quello di selezionare le layer utile disponibili tra i servizi RAND, un'operazione necessariamente habitat specifica che deve essere condotta in stretta collaborazione tra diverse competenze, ecoinformatiche, ecologi, esperti geodatabase, esperti dati da Earth Observation. Dopo la fase di screening è stata implementata, e entriamo nel vivo di questa
esempio in cui abbiamo tentato di capire in che modo Copernicus potesse entrare a supporto, è stata implementata una procedura attraverso l'allestimento di un sistema informativo esperto. Tutti i dati di input sono stati sottoposti a necessario preprocessamento a fine di calibrare a seconda delle esigenze di analisi e a seconda del tipo di habitat che si stava analizzando. Anche i vegetation plot che rappresentano le nostre basi su cui costruiamo le variabili di risposta sono stati sottoposti a classificazione automatica in modo da derivare dai dati di campo una classificazione oggettiva delle unità da sottoporre a processamento. In che modo è entrato a supporto i dati Copernicus? Da una parte i dati del servizio LEND disponibili sul portale A, così come ha illustrato Andrea nel primo seminario, sono stati utilizzati, anche questi sono stati sottoposti a preprocessamento per calibrare meglio attraverso la scelta delle soglie quali fossero le risposte più utili per noi, ed è entrato anche direttamente attraverso l'utilizzo delle immagini spettrali disponibili invece presso il portale di ESA nella fase in cui era necessario individuare le variabili predittive che, oltre a quelle delle immagini multispettrali del remote sensing, hanno visto anche l'elaborazione di mappe di idoneità ambientale, anche queste sviluppate attraverso un sistema di machine learning a partire dai dati di input delle response variables. La struttura in cui si sono organizzati è un sistema a cascata in cui ci sono dei dati, i dati ancillari sono stati utilizzati per fare delle maschere a meso macro habitat sulla distribuzione degli habitat derivanti dai database, e questi sono stati utilizzati come training dataset per modellizzare le mappe predittive di distribuzione sulla base dei driver ecologici, anche questi opportunamente scelti con un sistema automatico. I training dataset sono stati divisi da una parte, le variabili risposta sono state divise in tre gruppi, in tre set, di appunto una parte è servita a modellizzare le mappe di idoneità, una parte sono entrate direttamente nel classificatore iterativo che è stato scelto per effettuare l'analisi, una parte è stata mantenuta invece in modo indipendente per le operazioni di accuracy. Quello che è uscito, l'output che è uscito dal classificatore iterativo, che in questo caso è stato scelto un classificatore non parametrico del tipo Random Forest, è stato poi sottoposto ad un'ulteriore fase appunto di raffinamento e validazione per arrivare poi alle mappe predittive. E attraverso questa schermata si offre una visualizzazione del processo più sintetica, che permette di raffigurare questo raffinamento successivo con un sistema a cascata che proietta, diciamo, il sistema, quello che consente di fare questo tipo di classificatore, che proietta simultaneamente la maggior probabilità di presenza dell'habitat confrontando diversi habitat che vengono processati simultaneamente. A titolo di esempio viene portato ciò che è stato realizzato sempre in collaborazione con col CNCRE, col CSA, per quanto riguarda le tre habitat forestali di interesse comunitario, quindi viene in qualche modo sintetizzato quello che è il processo che vede l'interazione di tutti i dati di input e l'elaborazione attraverso il classificatore e la risposta di output finale, che è la mappatura, ripeto, contemporanea, in modo tale che sia stato il classificatore stesso a scegliere in caso di compresenza quale fosse l'habitat più probabile. Un altro tipo di sperimentazione si è reso necessario perché gli habitat di direttiva, che ricordo sono 124 per quanto riguarda gli habitat terrestri, e vanno da habitat di tipo macro habitat come a grandissima estensione areale come le foreste o le praterie, alcuni tipi di foreste e quelli delle praterie, ma ci sono anche habitat via via con un dettaglio, una frammentazione maggiore fino ad arrivare addirittura a quelli puntiformi. È stata fatta quindi una sperimentazione sugli habitat dunali, e in questo caso è stato reso possibile da una collaborazione esistente
attraverso l'accordo quadro con la tenuta presidenziale di Castel Porziano, in cui, vista la frammentazione, è stato necessario rimodulare l'approccio in modo da combinare il dettaglio spaziale del rilievo a terra e la frequenza temporale del dato Depth Observation, introducendo quindi un rilevamento con risoluzione spaziale intermedia da terra Depth Observation attraverso l'utilizzo di un drone. Questo ricombina le bande con quelle del dato rilevato a terra del drone con quello del Sentinel e mi consente di ricostruire le distribuzioni calibrate a terra a partire dalle aree di saggio. Un'altra applicazione, l'ultima volevo presentare, è una vera e propria applicazione che abbiamo sperimentato all'interno del Piano Nazionale di Monitoraggio degli Habitat di Direttiva. Per la definizione di questo piano, la strategia di campionamento statistico scelta necessitava di un affinamento delle mappe di idoneità al fine di ottimizzare lo sforzo di campionamento a terra. In questo modo l'utilizzo del raffinamento ottenuto grazie ai prodotti di Depth Observation hanno consentito di delineare meglio quali fossero le aree potenzialmente interessate dall'habitat e selezionare quindi ulteriormente le celle di campionamento a terra, rendendo sicuramente l'approccio estremamente sostenibile, visti le risorse che di solito devono essere impegnate. E quindi alcune considerazioni conclusive da questa esperienza di ricerca. Sicuramente gli elementi di successo sono quelli che hanno delineato la possibilità finalmente di passare da un'analisi statica ad un'analisi dinamica dei processi ecologici che sottendono allo stato di conservazione degli habitat, anche perché il futuro della rendicontazione già si sa che la Commissione lo sta orientando verso un'analisi di trend più che un'analisi di stato, e quindi questo ci consentirebbe di tenere il passo con questo cambio di paradigma necessario. Questa possibilità di attingere a dei dati sono sicuramente molto ingenti in termini di quantità, ma che consentono anche l'utilizzo di procedure reiterative che semplificano moltissimo gli approcci di monitoraggio e rendono sicuramente il monitoraggio più vantaggioso dal punto di vista economico. E questo favorisce inoltre la produzione di una risposta adeguata alle richieste della Commissione, con evidente e chiara potenzialità di risparmio in termini di procedure di infrazione evitate. O addirittura per l'attrazione di fondi. Punti di debolezza non ce ne sarebbero, ce n'è uno che forse non è nemmeno un punto di debolezza, perché per poter realizzare questo approccio che è estremamente basato sulla multidisciplinarità è necessaria l'integrazione di numerose competenze altamente specializzate, e questo ci lancia verso le prospettive future. Le prospettive future che questa sperimentazione, ripeto, è stato un progetto di ricerca che si è avviato e che ha cercato di far confluire tutti i dati, le informazioni realizzate anche attraverso altre iniziative in ISPRA, come l'indicatore sulle statistiche nazionali ambientali sugli habitat di direttiva, che è coordinato dalla collega Pierangela Angelini, cioè tutta la parte di piano nazionale di monitoraggio degli habitat, eccetera. Quello che si pensa che possa essere un buon sviluppo futuro è partire da questo tipo di interazione in cui abbiamo raccolto quello che c'era di meglio a disposizione e si strutturi un po' meglio invece l'approccio, in modo che si possa essere sempre più ottenere un modello sempre più performante. Ci si auspica sicuramente il maggior coinvolgimento dei colleghi che sono interessati dall'implementazione della direttiva, basti pensare al capitale naturale, ma al danno ambientale, con cui già esistono delle collaborazioni, e poi in futuro si spera che si possa passare appunto con questa miglior strutturazione anche alla possibilità di esplorare le variabili biofisiche per poter dare un contributo anche al parametro strutture e funzioni. Quindi sicuramente un'idea auspicabile è quella che questo miglioramento della strutturazione ci consenta di passare da un approccio in cui abbiamo cercato di risolvere i problemi con quello che avevamo ad un approccio più strutturato e più performante.
Grazie. Grazie Laura, devo dire che hai toccato un sacco di aspetti, sia la quantità di prodotti utili e anche un aspetto importante, la sua integrazione con altri sistemi e soprattutto dove l'utilizzo dei prodotti Copernicus ne fa emergere i limiti, che chiaramente tali prodotti hanno bisogno anche diciamo, di essere migliorati, e questo avviene tramite la consultazione dell'utenza. È l'utenza che dice come questi prodotti devono migliorare, quindi è importante l'utilizzo al fine di poter portare tramite il delegato nazionale in Europa quelli che sono le richieste degli utenti nazionali coordinate per il miglioramento di tali prodotti. Grazie mille Laura. Grazie a te. E ora il turno di Nicola Luggeri che presenterà la Carta della Natura e i primi risultati della collaborazione tra ASI e l'ISPRA nello sfruttamento dei servizi Copernicus. Grazie Nicola, prego. Grazie Nico. Allora, in questa presentazione vi illustrerò lo stato dell'arte della collaborazione tra l'ASI e l'ISPRA, progetti che sono stati istituiti nell'ambito dell'accordo di programma appunto stipulato fra i due enti nel 2015. Cominciamo con un po' di storia, perché appunto il collegamento che è stato preso qui in questo seminario è quello della Carta della Natura, che è un progetto nazionale che è iniziato a metà degli anni 90 e si distingue in due fasi operative: una conoscitiva, in cui viene realizzata una cartografia a diverse scale, in cui sono riconosciute delle unità omogenee del territorio che poi vengono caratterizzate, appunto dopo essere caratterizzate in base alla leggenda che viene scelta per descrivere il territorio a quella scala, vengono poi caratterizzate in una fase valutativa tramite la costruzione di indicatori territoriali per attribuire valori di qualità e vulnerabilità a ciascuna delle unità. Le scale principali di analisi sono la scala nazionale 1-250.000, in cui le unità territoriali, come vedete qui in questa parte sinistra della figura, appunto quella con tutta l'Italia, sono le unità fisiografiche o unità di paesaggio, e invece è il 50.000 inizialmente, adesso è il 25.000, la scala di restituzione dei biotopi, degli habitat, e quindi appunto della copertura naturale e seminaturale del suolo, classificate secondo una leggenda di cui parlerò fra qualche momento. Appunto, un po' di storia per dire che, anche per legarla al discorso del telerilevamento, la interpretazione del territorio che è stata fatta per la carta delle unità di paesaggio è stata fatta con le foto aeree stampate appunto su carta, quindi un telerilevamento un po' vintage, osservate allo stereoscopio, e appunto la restituzione è stata fatta sulla carta velina, poi digitalizzata, georeferenziata, insomma si è fatto un primo sistema informativo territoriale che insomma all'epoca era abbastanza all'avanguardia. Adesso i metodi sono sicuramente diversi, leggermente più automatizzati, e siamo passati per una fase in cui la realizzazione della carta degli habitat era semi-automatica, con classificazione supervisionata di immagini Landsat 5 prima e poi Landsat 7, poi successivamente l'opportunità di avere delle ortofoto nella banda del visibile oppure multispettrali, con risoluzione ovviamente migliore, ha portato appunto a un ritorno a una specie di fotointerpretazione, non certo allo stereoscopio come allora, però appunto una modalità diversa di realizzazione. E qui, come potete vedere, c'è la carta degli habitat della regione Campania e in basso le carte delle valutazioni che vengono effettuate tramite appunto gli indicatori. Adesso non approfondisco. Nel 2015 è stato stipulato un accordo di programma fra l'Agenzia Spaziale Italiana e il nostro istituto, che ha portato alla costruzione di due convenzioni operative, il cui fine è quello di realizzare una piattaforma tematica che, basandosi sui dati Sentinel, realizzasse dei servizi preoperativi in vista poi di una messa a disposizione successiva anche all'utenza esterna, quindi diversi progetti, uno dei quali Habitat Mapping appunto è quello di cui
stiamo parlando in questi giorni, anche nel precedente seminario è stata illustrata la parte del servizio di valutazione idromorfologica, che qui vedete in verde dal collega Stefano Mariani. E per quanto riguarda questa presentazione, insomma, ci focalizziamo sul servizio di mapping di habitat terrestri. Analogo a questo lavoro, qui c'è anche quello di habitat marino-costieri, che in parte è stato descritto anche da Laura nella precedente presentazione, e poi il servizio di mapping per il monitoraggio del consumo del suolo, affiancato a una realizzazione di mappe tematiche basate sul Land Cover, rappresentano quelli che io chiamo cinque progetti in uno, perché il quinto è la realizzazione dell'infrastruttura del laboratorio virtuale di scienze ambientali, previsto in questa parte di progetto, e grazie al grande lavoro coordinato da Marco Casaioli, con grande supporto di Federico Filipponi, poi anche di molti altri, ma dobbiamo dire che sicuramente questi due nomi sono quelli che meritano di essere citati adesso. Appunto, tutti gli altri work package possono lavorare e appoggiarsi per realizzare i propri processori. E torniamo appunto adesso al focus attuale, che è quello degli habitat terrestri. Anche se il titolo appunto rappresenta, chiama in causa la carta della natura, quello che deve essere realizzato in questo progetto non è un altro strato di carta della natura da integrarsi, però sarà uno strato informativo molto importante, una carta degli habitat, sono degli habitat diversi, come modalità di descrizione del territorio rispetto a quelli di carta della natura, ma sono degli è un mezzo, un punto molto importante per la descrizione del territorio, anche in linea con quello che viene richiesto dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, dalla Commissione Europea nelle varie iniziative per quanto riguarda appunto la conoscenza del territorio per la difesa della biodiversità, la difesa degli habitat di interesse comunitario, le zone protette e così via. E la scala che è stata scelta per questo progetto è il 100.000 e in modo congruente con questa scala la leggenda utilizzata per descrivere gli habitat a questa scala appunto è quella EUNIS al terzo livello. Perché è importante decidere, ed è stato anche un grosso impegno, un pacchetto di lavoro abbastanza importante che è stato dedicato a questa parte appunto del progetto, è la scelta della leggenda perché per descrivere correttamente un territorio nei limiti della risoluzione che viene scelta appunto per questa descrizione, è importante capire bene come deve essere dettagliato il livello di descrizione. E anche qui facciamo un attimo di storia. L'iniziativa Corin parte nell'85, alcuni di voi sicuramente avranno sentito parlare principalmente del Corin Land Cover, che tuttora viene realizzato, è una responsabilità in capo al nostro istituto, e descrive il territorio, la copertura del suolo in tre livelli con 44 classi. Sempre Corin aveva stabilito una leggenda per gli habitat, inclusi quelli artificiali, andando in un dettaglio fino a 8 livelli per descrivere circa 5.400 habitat. Un'evoluzione del Corin Biotopes è proprio questo EUNIS, che arriva fino a 7 livelli con circa 5.300 classi, e è stata sviluppata all'inizio degli anni 2000 proprio per trovare finalmente una lingua comune per la classificazione degli habitat in tutta Europa. La parte della leggenda è solamente una parte di questo progetto, appunto, è un sistema informativo che classifica anche le specie e i siti di interesse comunitario e quindi permette appunto una realizzazione di una cartografia coerente a diversi livelli di dettaglio, dal continentale, regionale e anche locale. Tutte queste leggende di cui abbiamo parlato seguono un sistema gerarchico che così è idoneo a gestire diversi livelli di complessità e quindi consente anche un upscaling per valutare e monitorare gli habitat appunto a diversi livelli di dettaglio. Nel caso italiano, appunto, facciamo ancora alcuni esempi. Il Corin Land Cover, a un certo punto, una ventina di anni fa, è stato esteso fino al quinto livello su alcune categorie per arrivare a circa 68 classi per una descrizione del territorio circa
100.000, ma in realtà forse in scala ancora minore, insomma forse un 200.000 è più corretto. E successivamente, appunto, la carta della leggenda e la carta della natura è stata quella prescelta per la descrizione a una scala fra il 50.000, adesso come dicevo prima è al 25.000, e arriva a 284 classi. Appunto, è un palearctic con un adattamento locale. La leggenda Eunice per il progetto corrente ASI ISPRA consta di 119 classi e è specifica per una scala al 100.000. Quindi in questo work package è stata sviluppata una leggenda mista con generalizzazioni al secondo livello e approfondimenti al quarto livello, appunto per descrivere in maniera coerente con la scala scelta la natura in Italia. Allora veniamo adesso al cuore del progetto che è appunto la classificazione delle immagini Sentinel secondo la leggenda appena specificata. Il punto centrale di questa parte del progetto è quella di ottimizzare la resa dei classificatori in un modo innovativo. Non partendo dal tentativo di trovare un unico classificatore che possa funzionare per tutto quanto il territorio, ma trovando una combinazione di classificatori e di dataset che possa essere ottimale per diversi classi, diciamo così, macrocategorie di habitat da specializzare successivamente appunto, per arrivare al grado di dettaglio tematico che è stato scelto. Sono state scelte delle aree su cui testare appunto il sistema di classificazione. Sono 5 aree che in tutto assommano a circa 6.000 ettari, scusate, 6.000 chilometri quadrati, quindi 600.000 ettari. Come viene effettuata la classificazione? Le immagini da satellite sono immagini multispettrali. E qui viene descritta nella parte sinistra di questa figura una cosiddetta firma spettrale, cioè le diverse bande del sensore registrano la riflettanza del terreno, qual è la porzione della radiazione solare incidente che viene riflessa e arriva al sensore che sta orbitando. Un sensore appunto multispettrale che ha diverse bande di sensibilità e quindi ogni porzione di territorio risponde con un certo valore che viene assegnato a ogni banda, viene letto e viene in qualche maniera ricostruita appunto la cosiddetta firma spettrale, che è quella che vedete qui stilizzata, schematizzata. Ovviamente più alto è il numero di bande e più definita sarà questa firma spettrale e più sarà semplice o diciamo meno complicato sarà arrivare a una discriminazione di che cosa c'è in quel pixel. Il pixel delle immagini Sentinel-2 ha una corrispondenza al suolo di 10 metri, 10 metri per 10 metri, quindi 100 metri quadrati. Sulla destra della figura vedete un esempio di un cosiddetto layer stack multitemporale. Che significa? Significa che le immagini vengono coregistrate, vengono allineate, diciamo così, l'una con l'altra, anche appunto per stabilire una certa sequenza temporale stagionale, diciamo così, in cui ogni pixel non solo ha una firma spettrale in una certa data, ma ha una firma spettrale composta, quindi diventa una firma multidimensionale, non è più solamente in 2 dimensioni come vedete nell'immagine di sinistra, non solo, perché in un layer stack possono essere inserite non solo le immagini ottiche o multispettrali, ma anche delle immagini derivate, che sono immagini cosiddette sintetiche, di indici che sono ricavati da combinazioni di bande che servono per evidenziare questa o quella caratteristica del terreno o di ciò che lo ricopre. E appunto queste immagini sintetiche possono essere messe in questo strato per essere poi dato in ingresso al classificatore. La novità di questo approccio è che non viene scelto un classificatore unico, ma a seconda delle macrocategorie che vengono volta per volta utilizzate come diciamo così inizializzazione, appunto vengono utilizzate diverse combinazioni non solo di classificatore, ma anche di dataset per fare un test e vedere qual è la migliore combinazione
fra dataset e classificatore che permette meglio di discriminare quella classe di habitat. Quindi appunto è un lavoro fatto con diversi livelli di dettaglio e con diversi passi successivi che servono ad operare il test che poi successivamente porta alla scelta della tripletta habitat dataset classificatore, che poi appunto viene utilizzata per la classificazione. Come viene testata la bontà della classificazione? Vengono costruite le cosiddette matrici di confusione in cui appunto utilizzando i diversi checkpoint, diverse verità a terra che possono essere sia dei punti raccolti nel territorio proprio con rilievi di campo oppure ottenuti da cartografie preesistenti opportunamente validate e appunto questo training set viene suddiviso, poi anche qui ci sono delle modalità però per semplificare diciamo che alcuni punti vengono utilizzati per la classificazione, altri punti vengono utilizzati per il controllo e quindi si può vedere se ci stanno dei falsi positivi o delle false assegnazioni e da una statistica su questi valori appunto viene calcolata la percentuale di accuratezza della classificazione. Qual è lo stato dell'arte? Adesso appunto con un po' di immagini diciamo vi faccio vedere appunto qual è la zona su cui adesso stiamo lavorando, provincia di Piacenza, qui in un'immagine del dicembre del 2019, queste sono immagini Sentinel appunto, sono combinazioni a colori reali, riconoscete sicuramente l'area, c'è il Golfo di Liguria in basso, sopra c'è il fiume Po e l'area che adesso qui viene evidenziata un po' meglio, appunto c'è il fiume Trebbia che scorre più o meno al centro della provincia di Piacenza. E qui una serie di immagini appunto per far vedere la stagionalità e vedete, già potete capire che già a un livello ottico la diversità che succede, che si osserva nelle varie stagioni dovrebbe permettere un riconoscimento. Certo non è molto semplice anche perché per qualcosa che vi faccio vedere un po' meglio fra un attimo c'è il problema delle ombre topografiche oltre al problema ovviamente delle nubi. Qui sono state scelte delle immagini che hanno appunto un minor percentuale di nubi possibili. Ecco qui dopo la serie di immagini diciamo così visibili comunque con colori che ricordano elaborazioni con colori che appunto ricordano quello che percepisce l'occhio umano, ecco due esempi di immagini sintetiche che vengono utilizzate e potranno essere, anzi sicuramente saranno utilizzate nei vari dataset. Questo qui è il Leaf Area Index calcolato per la scena del maggio 2016 che avevamo considerato precedentemente e questo qui è un NDVI per dare un'idea appunto del layer stack che potrà essere utilizzato. Qui cosa c'è in più? C'è uno strato informativo che deriva dal World Package 4000 appunto che con il loro lavoro di discriminazione delle varie classi di copertura del suolo, viene utilizzato nelle nostre classificazioni come appunto individuazione delle macro categorie di cui parlavo poc'anzi. E qui potete vedere le classi presenti in questa porzione di territorio. Qui appunto l'immagine di partenza senza la trasparenza sotto appunto evidenia la preponderanza di, per esempio, in questo caso appunto di latifoglie e appunto questa copertura qua viene utilizzata come maschera, come primi input nel processo di classificazione. E ecco appunto qui i punti di controllo, questi sono i punti raccolti dai colleghi del gruppo di carta della natura che sono andati in campagna, in campo appunto a raccogliere le verità a terra. Qui sono gli stessi punti classificati, adesso potete vedere nella leggenda a sinistra un minimo, però appunto sono classificati secondo la leggenda EUNIS che poi appunto verrà utilizzata. Qui appunto queste altre immagini servono per dire quali sono un po' le difficoltà. Questa enfatizza molto le ombre topografiche. Appunto, il passaggio del satellite avviene a una certa ora del giorno e a seconda anche della stagione, ovviamente l'altezza del sole in quel momento lì determina delle ombre che vanno a influenzare la radiometria del territorio, appunto la riflettanza. Per cui se si vuole andare a fare un'analisi multitemporale, queste alterazioni devono essere in qualche modo compensate. Se ne tiene conto con delle mascherature che vengono fatte con la composizione sia delle nuvole che delle ombre topografiche
Queste qui vengono immagazzinate, vanno a filtrare l'input, diciamo, e comunque nel layer stack la serie di immagini che viene utilizzata sarà tale da avere informazioni congruenti, per tutti i pixel, che quindi comunque avranno un valore il più possibile corretto e vicino alla realtà. Ovviamente si tratta sempre di approssimazioni che poi appunto verranno valutate nel momento della calibrazione e della validazione. Bene, sono arrivato alla conclusione. Purtroppo appunto non abbiamo ancora a disposizione immagini classificate. Lo faremo quanto prima, appunto perché i lavori di test sui vari classificatori sono ancora in corso e quindi insomma vi diamo appuntamento a una seconda puntata che cercheremo di organizzare nel più breve tempo possibile. Ringrazio tutti i colleghi e le colleghe del gruppo di Carta della Natura e non solo, in particolare Alberto Cardillo ha curato la redazione della leggenda Eunice che verrà utilizzata, Emiliano Canali tutta una parte di progettazione dei classificatori e anche una grossissima parte nella redazione iniziale del progetto, e gli altri colleghi hanno avuto un ruolo molto importante. Per quanto riguarda la raccolta delle verità a terra nelle loro attività di campo, parallelamente a quelle di Carta della Natura. Con questo concludo e vi ringrazio tutti per l'attenzione. E chiedo allora di passare direttamente al prossimo intervento, quindi a Antonello Bruschi, che porterà in presentazione un progetto che è riuscito a migliorare quelle che sono le caratteristiche dei servizi erogati da CIMENS. E il progetto CADO, do la parola ad Antonello, prego. Buongiorno a tutti, un attimo che condivido lo schermo. Vedete la presentazione? Sì, Antonello, prego. Bene, buongiorno, in questa presentazione cercherò di illustrarvi le caratteristiche principali del progetto CADO, soffermandomi prevalentemente su quali siano le problematiche che abbiamo cercato di affrontare in questo contesto e in quali modo i dati e le informazioni Copernicus e i prodotti da esse derivate possano essere sfruttate per dare risposte. CADO è un servizio in downstreaming del Marine Core Service di Copernicus ed è volto a realizzare prodotti per supportare le direttive europee relative alla valutazione dello stato delle acque marino-costiere nell'area dell'Alto Adriatico. Rispetto alla maggior parte dei prodotti disponibili nel Marine Core Service di Copernicus, che hanno una risoluzione spaziale sull'orizzontale di circa 4 km, in CADO noi abbiamo sviluppato un servizio che ha una risoluzione di circa 700 metri. Questa risoluzione è adeguata ad una rappresentazione a larga scala della fascia costiera ed in particolare ci permette di avere quel dettaglio necessario per assimilare dati di campo costieri dei monitoraggi rutinari che permettono di avere una qualità migliore dei risultati nella fascia in prossimità della costa. Il cuore del sistema è l'accoppiamento tra due modelli Perdonatemi, matematici. scusami Antonello, non vanno avanti le slide però mentre tu parli. Vedo che tu sei Scusate. fissa sulla prima. Prova un po'. Metti su presentazione. È a tutto schermo, è a tutto schermo. Non vedete che va avanti? Sì, è andata avanti. Sì. Ok, grazie Grazie, Cecilia. puoi continuare. Prego. Sì, Non è in il modalità cuore predefinita. del modello, dicevo, è l'accoppiamento del sistema, è l'accoppiamento tra due modelli matematici, un modello oceanografico e un modello biogeochimico, che sono forzati da condizioni al contorno tratte dai sistemi modellistici del Marine Core Service di Copernicus, da cui traiamo anche dati da satellite che vengono assimilati nel sistema e dati che vengono utilizzati per validare i prodotti di output. Le forzanti meteorologiche sono tratte dal modello Cosmolami di ARPA Emilia Romagna. Come già accennato, assimiliamo e utilizziamo per validazione dati di campo dei monitoraggi rutinari tratti dal database EUNET SOE ed in particolare
una delle cose che ci proponiamo di fare in CADO è di elaborare tutti i risultati affinché siano direttamente fruibili dagli utenti finali senza necessità di ulteriori elaborazioni. Focalizzandoci nello specifico su quelle che sono le informazioni che prendiamo dal Marine Corps Service di Copernicus, queste sono relative alle informazioni del modello mediterraneo oceanografico che vengono utilizzate per produrre le condizioni iniziali e le condizioni al contorno del modello idrodinamico utilizzato in CADO. Analogamente prendiamo le informazioni prodotte dal modello biogeochimico del Mediterraneo del Marine Corps Service per creare le condizioni iniziali e le condizioni a contorno del nostro modello biogeochimico. Inoltre utilizziamo i dati da satellite relativi alla temperatura superficiale del mare per assimilarli nel sistema e i dati da satellite di clorofilla superficiale per validare i prodotti. Andare ad una risoluzione spaziale migliore ci permette anche di dare valore aggiunto ad altre informazioni già disponibili a livello nazionale, perché abbiamo considerato tutti i prodotti già realizzati in maniera rutinaria, per produrre prodotti a valore aggiunto. In particolare dal dataset Eionet SOE, che è costituito nell'area del nord Adriatico, come vedete in figura, da la maggior parte di stazioni Antonello, costiere. Scusami, non scendere, tu dovresti essere alla quinta slide, giusto? Ecco, ok. Provo a fare così? No, stai condividendo. Prima la... Esatto, rifai quello che hai fatto prima. Sai quanto hai fatto prima? Così? Aspetta. No. Prima no, che stai mandando il file e non la modalità presentazione, quindi quello resta statico. No, non io avanti. Sono in modalità presentazione. Sì, tu però arriva dall'altra parte, vediamo il file aperto. Antonello, se volete proseguo domanda, con il file, lo ingrandisco un pochino. Sì, prosegui con il file nel caso, tanto è leggibile e si vede bene. Ok, l'ho ingrandito un pochino, quindi dicevo, dalla... Grazie. Dai dati del dataset Eionet SOE prendiamo le informazioni relative alla temperatura, alla salinità, la clorofilla A e l'ossigeno dissolto per validare i prodotti del sistema, mentre assimiliamo le informazioni relative ai nutrienti. Inoltre utilizziamo alcune delle informazioni contenute nei questionari ai sensi della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, che contengono alcune caratteristiche sulle scariche degli impianti di trattamento delle acque reflue. In particolare consideriamo gli abitanti bivalenti, tramite i quali dimensioniamo l'apporto in termini di nutrienti e inquinanti batterici di queste fonti di scarico, sorgenti di scarico. Per capire in quale modo attraverso CADO diamo supporto alle direttive, vedete in questa slide una tabella prodotta dal gruppo di intercalibrazione geografica acque costiere relativa all'elemento di qualità biologica fitoplancton, nel quale per caratterizzare i corpi idrici è necessario confrontare alcuni parametri ambientali con dei valori soglia. Questi parametri ambientali possono essere calcolati dall'utente andando a considerare i dati di base dei campionamenti o delle informazioni prodotte da Copernicus, ma quello che facciamo in CADO è di dare in output i parametri già elaborati, quindi forniamo degli strati informativi contenenti l'indice TRIX, la media geometrica annuale della clorofilla A, il 90° percentile della clorofilla A e la media geometrica annuale del fosforo totale, tutto con una risoluzione omogenea a livello spaziale sull'intera area del nord Adriatico di 700 metri. Per quello che riguarda invece il supporto che in CADO diamo alla direttiva sulla strategia marina, specifico che a seguire ci sarà un intervento molto più vasto sul supporto che i prodotti Copernicus possono dare a questa direttiva, e qui mi focalizzo esclusivamente su ciò che abbiamo scelto di affrontare in CADO, ed in particolare abbiamo tentato di dare supporto all'analisi di alcuni dei criteri del descrittore 5 relativo all'eutrofizzazione, realizzando dei campi di concentrazione di nutrienti e concentrazioni di clorofilla sull'intera area del nord Adriatico, e ci stiamo adoperando anche per realizzare il campo di concentrazione di ossigeno al fondo. Specifico che abbiamo, al fine di supportare in maniera completa l'utente finale, abbiamo dovuto anche operare alcuni cambi di
unità di misura, perché ad esempio il Marine Corps Service di Copernicus fornisce l'ossigeno in moli, mentre per la strategia marina vengono realizzati grafici in milligrammi. Quindi abbiamo anche operato la conversione affinché l'utente finale possa prendere direttamente lo strato informativo ed utilizzarlo, anche se è un'operazione semplice, comunque non è necessario eseguirla. Passo quindi a un caso studio che abbiamo realizzato all'interno di Cadò per la sola area di Chioggia, per sviluppare dei prodotti innovativi per supportare innanzitutto la direttiva balneazione. Per chi non la conoscesse, la descrivo molto velocemente. È una direttiva volta alla tutela della salute umana, fortemente orientata alla prevenzione, e l'articolato mette quindi in evidenza la necessità di caratterizzare tutte le potenziali pressioni che possono agire su un'acqua di balneazione al fine di impostare adeguate misure di gestione. In tal senso, la direttiva prevede che ad ogni acqua di balneazione sia associato un profilo, che è un documento descrittivo che ha un'apposita sezione nella quale vanno descritte tutte le pressioni che possono potenzialmente impattare su un'acqua di balneazione. Quella che vedete in questa tabella è un estratto di un profilo di una delle acque di balneazione del comune di Chioggia, in cui vedete che sono elencate tre potenziali fonti di inquinamento: il depuratore di Chioggia Brondolo, la bocca di porto di Chioggia della Laguna di Venezia e la foce del fiume Brenta. Specifico che a priori non è semplice collegare le possibili fonti di impatto con gli effetti riscontrati su un'acqua di balneazione, e questa difficoltà rende di conseguenza difficile adottare adeguate misure di gestione che vadano oltre alla temporanea chiusura di un'acqua di balneazione fino a che i parametri di inquinamento batterico non rientrano al di sotto dei limiti previsti. Specifico che la direttiva considera due indicatori di inquinamento batterico, che è la concentrazione di Escherichia coli e di enterococchi intestinali. In realtà, nel caso studio, abbiamo esteso questo tipo di analisi anche in supporto alla direttiva per la pianificazione dello spazio marittimo e più nello specifico nel supporto alla gestione degli impianti di molluschicoltura, secondo, diciamo, il seguente paradigma. Abbiamo fatto alcune considerazioni che sono le seguenti. La concentrazione di Escherichia coli in ingresso a un impianto di depurazione può raggiungere circa il miliardo di CFU per 100 millilitri. Concentrazione di batteri che in caso di condizioni critiche che portano a un bypass totale dell'impatto vengono sversate direttamente in mare. Inoltre, il decreto legislativo 152 del 2006 suggerisce di fissare come soglia limite per gli impianti di trattamento delle acque superiori a 2000 abitanti equivalenti un limite di 5000 CFU per 100 millilitri. Andando ora a considerare invece i limiti che sono imposti nei decreti relativi alla balneazione, abbiamo il decreto 20 marzo del 2010 che impone una soglia di 500 CFU per 100 millilitri, oltre cui è necessario vietare la balneazione. Quindi siamo circa un ordine di grandezza inferiore rispetto al limite consigliato per i depuratori con più di 2000 abitanti equivalenti. In molluschicoltura abbiamo dei limiti molto simili. Il regolamento europeo 854 classifica le aree di produzione in base a delle soglie di Escherichia coli. Gli impianti in classe A hanno una soglia dell'ordine di grandezza simile a quella della balneazione, e un downgrade dell'area di produzione a livello B, ad esempio, comporta tutta una serie di costi, perché il prodotto, prima di poter essere commercializzato, deve essere depurato. Inoltre, il decreto legislativo 152 del 2006 fissa una soglia, sempre per gli Escherichia coli, pari a 300 mpn per 100 millilitri nei corpi idrici idonei alle vite dei molluschi. Quindi vedete che le soglie impostate per la balneazione e la molluschicoltura in realtà sono molto più basse di quelle che possono essere prodotte da un impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Quindi quello che ci siamo proposti è di andare a verificare come gli scarichi di questi impianti di trattamento e delle foci fluviali possono dare degli impatti a questi due ambiti. Andando ad analizzare i dati di campo, finora ho dato informazioni teoriche, riscontriamo che nel periodo 2000-2019 effettivamente vi sono stati un gran numero di eventi in cui alla
foce lungo i tratti fluviali o nel punto di scarico degli impianti di depurazione sono state riscontrate alte concentrazioni di inquinamento batterico superiori a 5.000 UFC o MPN per 100 millilitri, ma anche superiore al milione di UFC o MPN per 100 millilitri. Pertanto in CADO abbiamo cercato di affrontare questo problema simulando la diffusione dell'inquinamento batterico, selezionando 12 differenti potenziali fonti di inquinamento nell'area di Chioggia, selezionandole tra le principali foci fluviali e gli impianti e gli scarichi degli impianti di depurazione, considerando anche un'equazione per il decadimento dell'inquinamento batterico dovuto alla salinità, alla temperatura e alla torbidità dell'acqua marina e all'irraggiamento solare. Abbiamo in tal senso sviluppato 4 indici complementari che servono a caratterizzare l'impatto di queste sorgenti in condizioni operative standard, sia in condizioni idrodinamiche medie che in condizioni idrodinamiche sfavorevoli, ma anche in condizioni operative critiche quali quelle che portano a un bypass totale, sia per condizioni idrodinamiche medie che per condizioni idrodinamiche sfavorevoli. Queste tabelle che vedete nella slide sono una rappresentazione di questi indici, in particolare la tabella superiore nelle celle con il colore marrone più scuro e mette in evidenza come correttamente ad una prima analisi la bocca di Porto di Chioggia e l'impianto di depurazione di Chioggia a Brondolo, come riportato nell'estratto del profilo di balneazione che vi ho fatto vedere, siano da considerare fonti potenzialmente impattanti. In questa tabella sono elencate le sorgenti di inquinamento nelle colonne da nord verso sud in senso antiorario lungo la costa e lungo le righe le diverse acque di balneazione del comune di Chioggia, anch'esse orientate da nord verso sud. La tabella inferiore invece mostra quale sia in condizioni idrodinamiche sfavorevoli il potenziale impatto di queste sorgenti di inquinamento. E vedete che alla bocca di Porto di Chioggia e all'impianto di depurazione di Chioggia a Brondolo in realtà si affiancano tutta un'altra serie di potenziali fonti di inquinamento che andrebbero considerate, ma che al momento nel profilo dell'acqua di balneazione non sono presenti. In maniera analoga abbiamo sviluppato questi indici anche in supporto degli impianti di molluschicoltura nel tratto di mare antistante il comune di Chioggia, andando quindi ad valutare il potenziale impatto di questi impianti di depurazione o foci fluviali su questi impianti. Gli indici che abbiamo realizzato sono in realtà dei coefficienti di diluizione, ossia è sufficiente moltiplicare il carico batterico misurato alla foce di un fiume o nel punto di scarico di un impianto per i numeretti che sono prodotti da questi indici per avere una stima del carico batterico che può raggiungere ogni punto del dominio computazionale. Chiudo specificando che tutti i prodotti relativi al progetto CADO sono disponibili su un sito internet che è composto di una sezione informativa che descrive tutti i prodotti Copernicus che sono utilizzati e quale sia l'architettura del sistema e un geoportale su cui è possibile visualizzare tutti gli strati informativi realizzati ed anche scaricarli in formato vettoriale. Concludo ringraziando tutti i colleghi di ISPRA, OGS, ARPA Emilia Romagna e ARPA Veneto che hanno collaborato alla realizzazione del progetto CADO ed anche a tutte le attività che ne stanno scaturendo come seguito. E grazie a tutti e scusate per il disguido nella successione delle slide. Grazie Antonello, no, non ti preoccupare, non è assolutamente un disguido, sono quelle cose che capitano mentre si cerca di condividere il proprio lavoro, il proprio file con tutti quanti, chiaramente con una tecnologia che è sempre diversa di volta in volta. Quindi grazie mille e appunto sottolineo non solo che quello, il lavoro che ha portato avanti Antonello va a soddisfare una direttiva, ma la va a soddisfare meglio, appunto migliorando quello che è un prodotto già disponibile ed erogato in ambito Copernicus. Ora passo la parola a Cecilia Silvestri e a Giordano Giorgi di Gissina, che se ho capito bene avranno una presentazione congiunta. Dico bene Cecilia? Sì, sì. Okay. Appena finisco io passo la palla a Giordano.
Perfetto, che ci presenteranno l'utilizzo dei servizi Copernicus per l'implementazione della direttiva strategia marina. Prego. Allora, metto in condivisione, vediamo. Confermatemi se si vede. Ok, perfetto. Però l'ho messa in modalità presentazione. Sì, ora io la vedo in modalità presentazione. Passa. Ok. Allora, come diceva Nico, io vi farò degli esempi pratici di come noi abbiamo utilizzato i servizi, i prodotti Copernicus ai fini dell'attuazione della strategia marina. Noi nel 2018 abbiamo mandato un reporting alla Commissione Europea sulla valutazione dello stato ambientale marino e i prodotti Copernicus sono serviti per coprire alcuni dei descrittori della strategia marina. Prima di inoltrarmi nella parte più tecnica, mi vorrei un attimino soffermare su questa slide, perché qui ho inserito quello che è stato per me il processo per cercare di unire due sistemi molto complessi come Copernicus da una parte e le direttive europee dall'altra, per vedere quali effettivamente potessero essere i link. E vi ho messo in evidenza il cervello umano, dove nella parte occipitale ha la parte di zona visiva, cioè dove noi abbiniamo le immagini a dei concetti. E il percorso che io vi ho fatto in questa presentazione è proprio il percorso che io ho fatto in questi anni per cercare di capire, io ovviamente occupandomi di direttive europee, dell'attuazione di direttive europee, e ho capito che effettivamente se Copernicus può sembrare un sistema all'avanguardia, dinamico, dove abbiamo i dati da satelliti, modelli, e dall'altra parte le direttive potrebbero sembrare invece dei sistemi più statici, più obsoleti, fermi. Noi ci immaginiamo una direttiva, un pezzo di carta con parole. In realtà dietro le direttive, come vi ha fatto vedere precedentemente Antonello e gli altri relatori, ci sono molti tecnicismi, ci sono molti strumenti che servono all'attuazione della direttiva. Quindi andiamo a vedere queste complessità e come le possiamo semplificare. Copernicus, se l'avete visto in questi giorni, è un sistema complesso con diverse caselle che contemplano ovviamente informazioni e dati di diversa provenienza, di diversi ambiti, dal suolo al mare all'atmosfera, con utenti diversi che utilizzano quindi l'elaborazione di questi dati in maniera diversa, e quindi il sistema effettivamente appare complesso. Così come è complesso anche le zone marittime, il mare, come noi utilizziamo gli spazi marittimi. Questa slide che io utilizzo spesso, che mi è stata ceduta da un collega inglese, è interessante perché si vede come piano piano, io spero che voi lo vediate, si colori il mare di triangoli, cerchi colorati, linee. Questo per farvi vedere. Per farvi vedere che lo spazio marittimo è occupato da tantissime attività umane che ovviamente lo sfruttano, e conseguentemente quindi la complessità degli interessi è ampia, e nello stesso tempo abbiamo anche una complessità dietro la protezione del nostro ambiente marino, che sono le direttive. La legislazione a livello internazionale europea ha diversi strumenti per poter proteggere e conservare questa risorsa. Nelle fettine colorate di torta noi abbiamo una serie di direttive: la direttiva nitrati, la balneazione di cui ha parlato Antonello prima, la direttiva Habitat di cui è stato parlato la prima relazione, e il regolamento sulla pesca. Però io vorrei che vi soffermasse su questi cerchi, quello azzurro e quello giallo, che rappresentano i capisaldi in questi ultimi anni delle direttive che proteggono e conservano il mare. Sono la strategia marina, quella in azzurro, e la direttiva, la 2060, la Water Framework, la direttiva sulle acque,
che è quella gialla. E queste due direttive sono molto importanti perché hanno un approccio ecosistemico, cioè che cosa vuol dire l'approccio ecosistemico? I considerano l'impatto umano e quindi l'essere umano all'interno dell'ecosistema, in quanto noi ne facciamo parte, e quindi va in qualche modo contemplata il peso dell'impatto umano all'interno delle condizioni idrografiche, delle funzioni ecologiche dei sistemi. E quindi cerchiamo di semplificare per vedere poi effettivamente e praticamente che cosa abbiamo fatto per la strategia marina. Copernicus, come avete visto in questi giorni, nei seminari che mi hanno preceduto, è un set di sistemi che raccolgono dati da più fonti, satelliti, quindi dati da satellite, dati in situ, modelli matematici, e questi dati vengono elaborati, così come ha fatto vedere anche Antonello prima, in servizi specifici, quindi utilizzati dai vari utenti. Le direttive di cui noi ci occupiamo in questo momento sono la strategia marina, come dicevo, in azzurro, e la water framework in giallo. Entrambe le direttive hanno un obiettivo comune, il raggiungimento o il mantenimento del buono stato ambientale marino. E la differenza tra queste due direttive qual è? Che la strategia, la water framework, la direttiva sulle acque, è l'applicazione costiera. Riguarda le acque di transizione e la fascia costiera. La strategia marina va a complementare la direttiva acqua, la 2060, e si spinge anche nella parte di alto mare, offshore. Quindi con questi due strumenti noi copriamo l'intero areale marino. Vediamo quindi cosa abbiamo fatto noi utilizzando Copernicus. In una slide vi riassumo la strategia marina. La strategia marina è una direttiva che tiene in considerazione 11 descrittori per la valutazione del buono stato ambientale marino. Questi 11 descrittori vanno dalla biodiversità, alle specie non indigene, alla pesca, ai contaminanti, e ogni scatolina che abbiamo qui, ogni descrittore, quindi ogni rettangolino colorato, contiene all'interno altri elementi che sono indicatori, criteri, all'interno delle quali l'elemento base sono i parametri. I parametri che attraverso i programmi di monitoraggio noi andiamo a misurare per poi dare consistenza al descrittore e permetterci di valutare lo stato ambientale. Gli esempi che vi porteremo io e Giordano successivamente sono di due tipi. Uno, vi faremo vedere attraverso il descrittore 5 sulla sinistra l'eutrofizzazione, e attraverso il descrittore 7 le alterazioni idrografiche, delle condizioni idrografiche, due esempi pratici in cui noi già dal reporting del 2018, due anni fa, che abbiamo inviato alla Commissione Europea, cosa abbiamo utilizzato del servizio Copernicus e perché come ci è servito. Poi vi ho lasciato una parte invece, quella sul descrittore 10, sui rifiuti marini, dove vi farò vedere l'esempio di come noi ed altri ricercatori a livello europeo stiamo lavorando per poter in futuro utilizzare i servizi e prodotti Copernicus ai fini del descrittore rifiuti marini. Per quanto riguarda quindi l'eutrofizzazione, vi ha fatto vedere anche prima Antonio gli elementi, i parametri che servono a popolare questo descrittore sono i nutrienti, la clorofilla e l'ossigeno disciolto nelle acque di fondo. Io qui mi concentro come esempio sulla clorofilla, che è un parametro tra l'altro che viene utilizzato anche nella direttiva 2060, e gli stessi valori soglia che sono stati identificati per la direttiva 2060 noi la utilizziamo anche per la strategia marina. E vedete qui, questo è un primo esempio, questa è una mappa satellitare della concentrazione media della clorofilla dell'Alto Adriatico, che è calcolata negli anni 2012 e 2017. La fonte dei dati è proprio il Copernicus Marine Service, dove noi ovviamente abbiamo utilizzato la soglia, qui vi ho riportato in arancione la soglia di 1,5 microgrammi litro, che è la soglia di concentrazione clorofilla che mi definisce il buono / moderato marino.
E la mappatura che noi abbiamo attraverso i prodotti Copernicus ci permettono di avere una visione a griglia ampia, visto che questa soglia è una soglia che noi utilizziamo per la direttiva 2060 e quindi una soglia della fascia costiera, ma ci ha permesso di fare la valutazione anche ad ampia scala. Ovviamente noi nel reporting del 2018 alla Commissione europea abbiamo anche riportato i parametri puntuali dei dati in situ. In questo grafico voi vedete la concentrazione di clorofilla come medie geometriche mensili con i pallini neri e in rosso abbiamo le medie annuali e poi abbiamo le linee tratteggiate che rappresentano i valori di soglia proprio di high good e good moderate. In questo caso si può vedere come negli anni, alcuni mesi, si può notare lo sforamento dal livello soglia. La stessa cosa noi l'abbiamo fatto per la valutazione ovviamente dell'Adriatico centrale e meridionale e anche ovviamente per lo Ionio centrale, Mediterraneo centrale e Mediterraneo occidentale. Vi ricordo che la strategia marina e quindi la Commissione europea vuole che vengano riportate le valutazioni sulle tre sottoregioni dell'Italia, quindi Adriatico, Mediterraneo centrale, Mediterraneo occidentale. Questo è un esempio molto immediato. Attraverso noi l'utilizzo delle mappe satellitari siamo riusciti a dimostrare nel nostro report del 2018 come ci sia stata una riduzione della concentrazione di clorofilla in tutte le sottoregioni italiane. Vedete da queste mappe sulla sinistra noi abbiamo i dati che vanno dal 2004 al 2010, sulla destra abbiamo quelli del 2012 e 2017. Sulla sinistra prevale il colore rosso e sulla destra prevale il colore azzurro. Il colore rosso non è altro che una concentrazione, la percentuale, diciamo, di variazione della concentrazione di clorofilla A più alta rispetto all'azzurro. Quindi qui è molto evidente che c'è stata una diminuzione della concentrazione di clorofilla e questa evidenza è importante perché dovete sapere che i policy maker hanno bisogno di informazioni semplici per capire poi come sta andando il nostro sistema. Finita quindi l'esperienza pratica e quindi già adottata, passiamo ai rifiuti marini, che è importante questo per farvi vedere come dovremo lavorare nei prossimi anni. I rifiuti marini sono un descrittore molto importante in questi ultimi, soprattutto mesi, a livello anche mediatico, è molto facile come elemento da capire anche per l'opinione pubblica del problema di inquinamento del mare. Noi sappiamo adesso ormai, dopo diversi anni di monitoraggio, che la quantità di rifiuti marini in mare è alta, soprattutto la plastica, che rappresenta l'80%, bla bla bla, e questo l'abbiamo visto anche ovviamente dai dati di vari paesi. Però la Commissione europea adesso ci dice: ok, abbiamo una buona quantità, sappiamo che c'è un'altissima concentrazione di plastica in mare, ma dove questa plastica va a finire? Perché non possiamo continuare a fare monitoraggi a larga scala in continuo, noi dobbiamo cercare di capire quali sono le aree di accumulo di questa plastica. E quindi in questi ultimi 2 anni la comunità scientifica, proprio anche pressata dall'Unione Europea, sta mettendo su una serie di attività di ricerca legate proprio a capire quali sono le aree d'accumulo. E qui i servizi Copernicus sono utilissimi. Questo articolo che vi riporto qui di Drew Barcelona del 2018 mette in evidenza come sia stato già fatto un tentativo di verificare attraverso il servizio Copernicus e quindi prevedere dove sono le aree di accumulo di rifiuti utilizzando ovviamente la corrente superficiale, mettendo insieme, come si vede in questa slide, i dati di distribuzione spaziale degli input dei rifiuti, in questo caso galleggianti, soprattutto dai fiumi, mettendo insieme queste due informazioni. Purtroppo qui non si può vedere l'animazione, l'ho provata prima e non si vede. Comunque qui abbiamo una rappresentazione in movimento dei dati che sono stati caricati dal 2014 al 2018 e si possono vedere le aree di accumulo della plastica nel Mediterraneo, dove le aree più rosa sono quelle di maggior accumulo. E ovviamente noi un'area hotspot ce l'abbiamo naturalmente vicino al fiume Po.
La stessa cosa è stata fatta anche per i rifiuti sul fondo. Un altro gruppo di ricercatori, e qui c'è l'articolo di Spedicato e Tal, scusate, sono andata un po' oltre. Cosa hanno preso? Hanno preso i dati dei rifiuti in situ, dei rifiuti sul fondo. Li hanno poi c'è stato un overlap con le informazioni invece della velocità della corrente, sempre utilizzando il servizio Copernicus, i prodotti Copernicus, e hanno creato delle mappe di modelli predittivi di dove dovrebbero essere gli hotspot, dove quindi la plastica, la densità della plastica è più alta nel Mediterraneo. E anche l'ultimo esempio, Antonella Arcangeli, una collega che lavora in ISPRA, hanno pubblicato un interessante articolo dove mettono in evidenza che, vedete la mappa in alto dove ci sono le aree rosse, rappresentano anche qui delle aree di accumulo di rifiuti marini, ovviamente anche qui aree di accumulo ipotetiche derivanti dai prodotti dei servizi Copernicus attraverso l'utilizzo dei modelli lagrangiani sulla la parte della corrente superficiale. Nel grafico in basso invece abbiamo tra la Sicilia e la Sardegna l'analisi di distribuzione dell'abbondanza della tartaruga marina caretta, ovviamente dati in situ reali. Mettendo insieme queste informazioni si sono create delle mappe, questa in basso dove c'è il colore rosso è molto esplicativa, dove si mette in evidenza che possiamo con questi strumenti avere l'idea di quali possono essere le aree a maggior rischio di esposizione da parte della caretta con i rifiuti marini, e quindi un proxy al possibile impatto che i rifiuti marini fanno in questi animali. Infine vorrei concludere facendo vedere questo progetto fatto invece dai greci, anche questo molto interessante. Che cosa hanno fatto i greci? Hanno creato, vedete qui nella destra, questi pannelli enormi di plastica. Loro li hanno fatti di tre tipologie diverse. Sulla sinistra vedete questi tre circoletti. Hanno fatto dei pannelli costruiti con bottiglie, questo in basso, poi al centro... Al centro abbiamo praticamente qui le reti da pesca e in alto le buste di plastica. Loro hanno cercato di verificare se attraverso i dati del Sentinel-2, che ovviamente hanno una risoluzione ampia perché sono 10 metri, quindi ogni punto di colore che vedete corrisponde a un'area di 10 metri per 10 metri, ed è per questo che loro hanno costruito questi set di plastica molto grandi, per vedere se effettivamente con l'utilizzo del Sentinel-2 in futuro è possibile identificare accumuli e aree di plastica in mare. Voi vi chiederete perché tutto questo, ve lo spiego con quest'ultima slide. Perché? Allora, la Commissione Europea chiede ai paesi di capire il problema trasfrontaliero dei rifiuti marini. Il mare non ha confini e ogni paese sta pensando ovviamente per se stesso di mettere in pratica dei programmi di misura per limitare gli input dei rifiuti marini in mare, quindi adotta tutta una serie di misure che costano. Cosa succede? Che molti paesi, ovviamente, queste discussioni avvengono anche con i paesi del Nord Africa a livello di Mediterraneo, dicono: io metto su delle misure, ma se io il mio paese vicino, limitrofo, che poi non le mette su queste misure, io sono soggetta a inquinamento da parte del paese. E quindi i modellisti, l'utilizzo di prodotti Copernicus, eccetera, ci devono aiutare a capire effettivamente se il problema trasfrontaliero dei rifiuti marini è vero o no. Per esempio, sempre nell'articolo che dicevo di Ljubljana del 2018, loro attraverso l'utilizzo di dati governi su prove modellistiche hanno verificato, è un primo tentativo perché hanno utilizzato dei dati in situ che sono ancora parziali, però hanno già dimostrato che probabilmente ogni paese contribuisce ai rifiuti spiaggiati per se stesso, e quindi più che dai paesi limitrofi. La tabella, il grafico a destra, dove vedete questi istogrammi verdi, mettono in evidenza che ogni paese
in qualche modo contribuisce da solo ai propri rifiuti spiaggiati rispetto ai paesi limitrofi, e questo viene chiamato effetto boomerang. Quindi il percorso che noi adesso ci troviamo a fare in futuro è quello di concentrarsi assolutamente per capire quali sono i prodotti, quali sono i modelli, quali sono i dati che possono essere utilizzati per rispondere a questo quesito che ci fa l'Unione Europea. Io concludo anche con ringraziare voi per l'attenzione e i colleghi di ISPRA che hanno redatto il report sul descrittore 5 sull'eutrofizzazione, che ovviamente hanno contribuito e hanno utilizzato i prodotti Copernicus. Grazie. Prego Giordano, continua direttamente. Ti chiedo gentilmente di stare nel quarto d'ora. Grazie mille. Sì. Buongiorno. Riprendendo dunque l'intervento di Cecilia, vorrei adesso parlarvi delle applicazioni di servizi Copernicus per quanto riguarda il descrittore 7 della strategia marina, ovvero sia il descrittore, come vedremo, che è responsabile delle alterazioni idrografiche permanenti dovute a infrastrutture soggette a via nazionale. C'è da dire che nell'ambito della direttiva in realtà l'allegato 3 prevede già una serie di informazioni da fornire a livello della caratterizzazione del bacino e quindi a livello del nostro caso del Mar Mediterraneo per tutta una serie di variabili che sono pertinenti dal punto di vista degli ecosistemi marini, comprese le caratteristiche fisico-chimiche che vedete rappresentate in questa slide, ossia in termini di temperatura, tutti i parametri idrologici sostanzialmente, la batimetria, la torbidità, il substrato e i nutrienti. Quindi vuol dire che la direttiva chiede comunque di caratterizzare questi elementi sulla scala di tutto il Mar Mediterraneo. Vedremo che nello specifico questo ha una forte attinenza col descrittore 7. Infatti, come dicevo prima, il descrittore si occupa di andare a vedere come obiettivo ecologico il fatto che le alterazioni permanenti delle condizioni idrografiche non si traducano in effetti negativi sugli ecosistemi. Questo descrittore, come altri descrittori, in realtà dal punto di vista della definizione del buono stato ambientale sono regolati da una decisione a livello comunitario che ne determina criteri e norme metodologiche. Questa decisione del 2017 sostituisce una decisione precedente e nel caso del descrittore 7 si sofferma di fatto su due elementi essenziali: le modifiche idrografiche del fondale marino e della colonna d'acqua e gli impatti che queste modifiche possano apportare ad habitat bentonici o ad altre tipologie di habitat. Il Good Environmental Status adottato dall'Italia per questo descrittore con il DM del 2014, poi aggiornato nel 2019, ha una caratterizzazione ancora più specifica, ovvero sia si dice che non più del 5% dell'estensione dei corpi idrici marino-costieri definiti ai sensi della direttiva quadro sulle acque presenta impatti dovuti a cambiamenti permanenti, dove per permanenti intendiamo che perdurino per un periodo maggiore a 10 anni, delle condizioni idrologiche dovute appunto alle nuove infrastrutture realizzate a partire dal 2012 e soggette a via nazionale. Questa è una di fatto notevole restrizione perché stiamo considerando solo le infrastrutture soggette a via nazionale, quindi non quelle soggette a via regionale, e ci limitiamo soltanto a quelle che sono realizzate a partire dal 2012. Quindi tutte quelle precedentemente realizzate non rientrano nel conteggio che viene fatto rispetto al superamento o meno della soglia del 5%. Di che cosa stiamo parlando poi di fatto in concreto? Parliamo di nuove infrastrutture che possono essere estensioni di grandi porti oppure i parchi eolici. Consideriamo che in Italia grandi parchi eolici marini non sono stati ancora realizzati, ne sono in progettazione, ma ad esempio nel nord Europa ci sono parchi eolici di notevole estensione. La Danimarca di fatto sta realizzando parchi eolici di circa 500 pale eoliche, in parte già realizzati di fatto, oppure possono essere altre infrastrutture come i terminali di rigassificazione, come quello che vedete in figura,
insomma tutte infrastrutture di una certa entità e che possono, dopo essere state realizzate, indurre delle modifiche permanenti delle condizioni idrografiche tali da poter essere valutate dal punto di vista ambientale. La via è sempre stata fatta in realtà per questo tipo di infrastrutture. La direttiva con il descrittore 7 apre un focus specifico per quanto riguarda le condizioni idrografiche, quindi introduce all'interno della procedura via un focus specifico per quanto riguarda proprio la modifica delle condizioni idrografiche rispetto ad altre tipologie di impatto che comunque già facevano parte della procedura via. Come entra il discorso del Copernicus in tutto questo? Il programma mette a disposizione, attraverso ad esempio il CIMEMS, il portale CIMEMS, tutta una serie di informazioni e di parametri idrografici, chimico-fisici, che sono facilmente consultabili sul sistema del Copernicus e che sono il prodotto, come vedremo, di una serie di assimilazioni di dati sia in sito che da satellite, ulteriormente aggregati a livello modellistico. Il Copernicus fornisce alla scala del Mediterraneo ormai prodotti facilmente fruibili, ad esempio per quanto riguarda tutta la parte della temperatura superficiale e tutta la parte fisica, di fatto esistono due prodotti, uno di forecasting, quindi di previsione, e uno di rianalisi, come vedete qui ve li ho rappresentati. Il prodotto di rianalisi è poi di fatto quello che nell'ambito delle applicazioni del descrittore 7 e dell'allegato 3 è quello che viene utilizzato maggiormente, in quanto aggrega tutti i dati in un periodo che va dall'87 al 2017 al momento, ma viene poi continuamente e periodicamente aggiornato, quindi di fatto rappresenta un po' tutto l'aspetto storico e di trend delle condizioni idrografiche. Questo è valido anche dal punto di vista biogeochimico, quindi se consideriamo la parte di clorofilla, nutrienti e quant'altro, nel Copernicus analogamente abbiamo un prodotto di previsione, di forecasting e un prodotto di rianalisi. Questi prodotti assimilano già al loro interno i dati dal satellite di clorofilla ed utilizzano, come ha citato Antonello nel suo intervento, Antonello Bruschi, un modello biogeochimico che ha un certo grado di complessità. Questa è una rappresentazione molto schematica, però per darvi un'idea che non è certo uno dei modelli più complessi che siano a disposizione dal punto di vista biogeochimico, però come vedete prende in considerazione molti comparti e stabilisce flussi tra questi in termini di energia e materia che sono ad un buon livello di complessità, comunque adeguato rispetto ai dati con cui poi questi modelli possono essere validati e calibrati. Entrando ancora più nello specifico per quanto riguarda il descrittore 7, dato che parliamo di infrastrutture soggette a via nazionale, il programma di monitoraggio del prossimo sessennio prevede una selezione di queste infrastrutture. E dalla ricognizione che è stata effettuata, ne sono emerse 16 di queste infrastrutture. Come vedete, la maggior parte sono porti, quindi nuove estensioni, di porti esistenti o nuovi porti. Ci sono 4 impianti eolici, quindi campi eolici di una certa entità, e 3 terminal. C'è un'infrastruttura, poi, nello specifico, che è stata già oggetto del monitoraggio nel periodo precedente, ossia dal 2012 al 2018, che è il nuovo porto di Fiumicino. Per le infrastrutture soggette a via, proprio per poter dar corpo all'applicazione del descrittore 7, è stata elaborata una guida metodologica che dovrebbe essere assimilata e quindi nella procedura e diventare prescrittiva di fatto. E questa guida prevede innanzitutto dalla definizione di soglie a livello nazionale per valutare la significatività del cambiamento delle condizioni idrografiche e poi l'utilizzo di modelli a mesoscala per poter caratterizzare l'area di indagine, perché una delle difficoltà è quella, in una fase precedente a quella in cui si realizzi l'opera, di capire qual è l'area sul quale si deve andare a collocare il monitoraggio per poi andare a vedere se ci sono o meno alterazioni permanenti e nel caso in cui ci siano ad andare ad identificare un poligono, di fatto, un'estensione dello spazio marino
e poter poi sommare tutti questi poligoni e dire se il Good Environmental Status, se GES per questo descrittore, è stato raggiunto o meno. Nell'utilizzo di questa modellistica il Copernicus gioca un ruolo essenziale, come vedremo. Ad esempio, uno studio che è stato fatto, un caso di studio che è stato fatto insieme in collaborazione con l'Università di Roma 3, con il professor Bellotti, nell'utilizzo di dati ERA 5 provenienti dalle CNWF che sono disponibili sul Copernicus Climate Change Service. Qui vedete rappresentato il reticolo di questi dati che sono disponibili dal 79 al 2019. Utilizzando un modello di moto ondoso, lo SWAN, e fatto un downscaling a partire da questo reticolo, è stata effettuata una simulazione per quanto riguarda poi aspetti legati al nuovo porto di Fiumicino, ovvero sia quale poteva essere l'areale previsto in cui il moto ondoso aveva un cambiamento, subiva un cambiamento significativo nel caso in cui si realizzi l'opera, dal punto di vista previsionale, ovviamente. Che cosa poi nel concreto è stato fatto? Con una serie di annidamenti successivi di questo modello e l'introduzione dell'infrastruttura, come vedete rappresentata in figura, ovvero sia quella contornata di rosso, stiamo parlando di un'infrastruttura che comunque ha, diciamo, occupa un quadrato intorno a 4 km per 4 km, quindi non è, diciamo, è un'infrastruttura di una certa entità. E rispetto quindi all'introduzione di questa infrastruttura è stato poi operato, quindi fatto girare il modello per un periodo temporale sufficientemente lungo, cioè quello per cui esistono poi di fatto i dati, circa 40 anni, e poi nel punto che è indicato nella freccia è stato visto quale poteva essere la variazione indotta dall'opera rispetto ad esempio a un parametro che poteva essere l'altezza d'onda significativa. Quindi andando poi a rappresentare quella che è la variazione su quel punto per tutto il monte ore su cui si è fatta la simulazione, si può andare a vedere appunto la differenza che vedete rappresentata nel primo grafico in alto a sinistra tra quella che è l'altezza significativa in quel punto senza l'infrastruttura e quella che invece è con l'infrastruttura. Vedete che ci sono una serie di variazioni durante tutto il periodo di run del modello che poi possono essere riportate come degli istogrammi nel secondo grafico, sempre sulla prima riga. E quindi possiamo poi, anche normalizzando, andare a vedere su quel punto quante ore e per quanto quindi tempo in quel punto c'è una variazione dell'altezza significativa dell'onda, media significativa dell'onda rispetto alla situazione in cui l'infrastruttura non è esistente, non è stata inserita nel modello. In concreto che cosa si fa? Si fissa una quantità di tempo di eccedenza che potrebbe essere per esempio il 10%, per la quale appunto si prevede una variazione del 20% rispetto alla media senza l'infrastruttura. Questa è una delle modalità con cui si può fissare un valore soglia rispetto alla significatività del fatto che ci sia o non vi sia l'infrastruttura. Se vado a rappresentare tutti i punti per cui io ho l'altezza d'onda media significativa superata per il 10% del tempo con un quantitativo, quindi di una variazione maggiore al 20%, io ho quello che vedete nel primo grafico a sinistra, ho colorato i punti in funzione appunto di questa soglia. Se io vado a considerare invece il numero dei punti per cui è superata per il 10% del tempo, ma dell'1% la variazione rispetto alla situazione in cui non c'è l'infrastruttura, questo areale mi si amplia notevolmente. Queste due situazioni vi fanno capire come al variare della determinazione del valore soglia varia anche l'estensione dell'area d'indagine, dove io mi aspetto che ci siano delle modifiche, nel caso specifico rispetto alla caratteristica moto ondoso, indotte dall'infrastruttura. E quindi mi si va a caratterizzare l'area d'indagine rispetto alla quale io faccio poi un'analisi di monitoraggio.
per poter poi dire qual è effettivamente l'area che rientra nel computo del descrittore 7, quindi nel famoso 5%. Ovviamente l'opera deve essere realizzata e deve essere effettuato un monitoraggio ex post, cioè dopo che l'opera è stata realizzata, per vedere effettivamente qual è l'area dove si manifesta questa variazione. Però questa analisi preliminare vi dà di fatto lo strumento essenziale per poter dire che cosa si intende per variazione, non solo permanente, ma significativa. Quindi l'analisi statistica vi permette di fare delle simulazioni per determinare la soglia, il livello per dare poi quel livello di, appunto, di significatività. Riassumendo, di fatto, noi ci troviamo in una situazione dove, per quanto riguarda il descrittore 7, sulle infrastrutture soggette a VIA nazionale, queste applicano un monitoraggio che è richiesto dalla VIA. La VIA integrata con le richieste del descrittore 7 prevede di fatto un input che viene dal Copernicus come dati al bordo, come abbiamo visto nel caso dell'infrastruttura del nuovo porto di Fiumicino. Quindi il Copernicus fornisce in modo essenziale l'input per quanto riguarda i modelli idrodinamici che possono essere utilizzati per caratterizzare l'area d'indagine e verificare poi ex post opera, se questa modifica permanente c'è e quanto è estesa. Però diciamo, il giro non è soltanto in un senso, perché la strategia marina prevede anche, con un DPCM che è stato adottato nel 2017, una specifica misura del programma di misure che consiste nella sistematizzazione e omogeneizzazione dei dati provenienti dalle attività di monitoraggio derivanti dalle procedure VIA. Quindi i monitoraggi di queste infrastrutture, non solo di queste, ma in particolare anche di queste, vengono, grazie a questa misura, ad essere sistematizzate, omogeneizzate e acquisite. Questo consente a questi dati di poter poi far parte di quei dati in situ che sono stati citati anche all'inizio della serie dei seminari all'interno del Copernicus. Quindi da parte, diciamo, questo rapporto tra il proponente e il Copernicus è sia in un senso nell'utilizzo del modello come dati al contorno, sia come restituzione dei dati di monitoraggio che possono poi essere d'ausilio e d'aiuto per poter migliorare ulteriormente i modelli, i servizi e i dati poi di fatto che sono messi a disposizione dal Copernicus stesso. Grazie per l'attenzione. E allora a questo punto chiedo a Francesco Cardia di condividere la sua presentazione e prego, puoi cominciare. Salve, buongiorno, mi sentite? Ok, perfetto, benissimo. Io sono Francesco Cardia, lavoro con ISPRA da 2 anni. Diciamo, negli anni scorsi, negli anni precedenti, ho lavorato con la FAO, sono stato project manager su progetti di acquacultura per lo sviluppo sostenibile dell'acquacultura all'estero. E ho lavorato anche come consulente per incrementare la sostenibilità di aziende private in precedenza, quando ero ancora più giovane. Io adesso devo condividere lo schermo. Ecco qua. Scusate, vediamo se funziona tutto quanto. Ok, lo vedete? No, vediamo la finestra di life size. Ok, ora è arrivato, perfetto. Perfetto, quindi se faccio così dovrebbe partire la presentazione. Ci siamo? Mi confermate? Confermiamo. Benissimo, vabbè. Io allora faccio questa presentazione sull'uso dei dati Copernicus in acquacoltura e delle attività che BioMC sta portando avanti, dove sono stati utilizzati dei dati satellitari. Vediamo un attimo, non mi va avanti la slide, scusatemi. Io però non vedo sullo schermo, non vedo nulla. Sì, a me è arrivata. Ah, Aspetta che arrivata. guardo in, re Ci sì, siamo? in rete c'è. Dovremmo essere sulla prima slide. L'acquacultura,
una fonte sostenibile di cibo, se mi confermate. Scusa, mi scuso perché anch'io ho una connessione abbastanza scadente. Appunto. Si vede, Francesco, sì. Spero di non crashare anch'io come gli altri colleghi. Vabbè. Insomma, diciamo che praticamente le stime di crescita della popolazione mondiale sono ben note, stiamo andando incontro delle stime di 9 miliardi di persone per il 2050, e un incremento di richiesta di cibo del 60%, e chiaramente la produzione di cibo è qualcosa che utilizza le risorse e viene attribuito appunto il 25% di emissioni di gas serra a questo tipo di attività, e uso di acqua ed energia. Un'altra informazione è abbastanza nota è il fatto che comunque sia noi, per quanto riguarda la produzione di pesce, sia per acquacultura che pesca, avremo delle stime di crescita di questa disponibilità di prodotto, principalmente imputabile all'acquacultura, che dovrebbe vedere di raggiungere il 60% contro il 40% della pesca per il 2030. Quindi diciamo che l'acquacultura è un settore in forte espansione, e una cosa che forse è meno nota è il fatto che comunque sia l'acquacultura può essere considerata un'alternativa sostenibile. Diciamo che tra i diversi settori che producono proteine animali, l'acquacultura di fatto è stimato avere, diciamo, un'impronta ecologica molto minore, con un utilizzo di risorse inferiore per quanto riguarda l'utilizzo per chilo di prodotto, per quanto riguarda l'utilizzo di mangime, la produzione di anidride carbonica e l'utilizzo di acqua. Quindi noi abbiamo, diciamo, questa opportunità che dovrebbe essere considerata e che deve essere comunque sia portata avanti assicurando il massimo della sostenibilità. In BioMC stiamo usando dei dati satellitari su diversi rami di attività. Una è nell'ambito della pianificazione spaziale marittima, identificazione di zone per l'acquacultura, che questa è un'attività che ricade in quelle che sono la direttiva sulla pianificazione spaziale marittima europea, che sarebbe recepita con la 201. Indicazioni per l'identificazione di spazi sono anche presenti all'interno del FEAMP, dove sono allocati dei fondi per l'aumento di potenziale dell'acquacultura, nel piano strategico dell'acquacultura nazionale. E questa attività si articola attraverso due progetti con la Regione Lazio e la Regione Campania, dove stiamo portando avanti delle attività per identificare delle zone da destinare all'acquacultura. Un altro aspetto che stiamo trattando è un benchmarking della performance dell'acquacultura mediterranea attraverso un progetto Horizon 2020 che si chiama Performfish, di cui anche parlerò più là. Il monitoraggio qualità delle aree di acquacultura, stato Antonello ha ampiamente illustrato il progetto CADO, dove noi abbiamo portato avanti una collaborazione. I dati satellitari in acquacultura, come possono questi dati satellitari aiutare, in che modo aiutano lo sviluppo dell'acquacultura e quali sono poi gli impatti finali? Circa appunto principalmente zonazione, identificazione e monitoraggio di siti produttivi, ma non solo, perché noi abbiamo dei dati disponibili, CMEMS, che possono essere appunto dati di carattere ambientale, medio marino, l'altezza delle onde, correnti, clorofilla, eccetera. Questi dati vengono utilizzati attraverso appunto quello che viene definito un utilizzo intermedio, dove vengono sviluppati dei modelli idrodinamici previsionali, come appunto quello che è stato illustrato prima per CADO, vengono utilizzati per fare monitoraggio e mappatura di corpi idrici, e soprattutto poi vengono anche utilizzati per fare analisi di idoneità per zone e siti, che è quello che stiamo portando avanti noi principalmente. Questi utilizzi, diciamo, intermedi hanno comunque gli utilizzatori finali all'interno, fungono da supporto per i processi decisionali, servono per stabilire politiche della qualità delle acque, gestione della biosicurezza e sorveglianza sanitaria, un altro punto importante, e anche possono essere adoperati per fare anche un fine tuning di quelle che possono essere le buone pratiche che vengono adottate sugli impianti di produzione. Benefici, le ricadute finali sono chiaramente importanti, perché rientrano, aiutano ad aumentare la produttività, riescono a minimizzare gli impatti ambientali, attraverso un incremento anche della sicurezza alimentare c'è una riduzione dei rischi per la salute pubblica, e anche la riduzione soprattutto per dei conflitti con gli altri utilizzatori del mare, in quanto poi questi processi di
di zonazione hanno poi come ricaduta quella di poter prendere in considerazione tutta una serie di utilizzatori e quindi creare identificare delle zone in maniera tale che questi conflitti possano essere minimizzati. Qual è il metodo, diciamo, per poter identificare il principio su cui viene fatta l'identificazione delle zone e dei siti? Abbiamo due tipi di dataset principali, dei dataset che rappresentano dei vincoli e dei dati che rappresentano dei criteri di idoneità. Per quanto riguarda i vincoli, sono quei fattori appunto che presentano incompatibilità spaziale con l'attività di acquacoltura, per cui c'è o non c'è una piattaforma, un habitat sensibile delle zone militari. Questi sono chiaramente dei dati di caratteristica, diciamo, dei dati vettoriali che devono essere considerati per individuare le zone dove non è possibile fare acquacoltura. Poi, dove rimane? Il restante spazio che non è occupato già da usi incompatibili deve essere valutato, perché ci possono essere le zone rimanenti possono essere più o meno idonee per quanto riguarda l'utilizzo in acquacoltura, quindi servono parametri oceanografici, ambientali, anche infrastrutturali, le distanze dai porti, quindi che possono determinare una maggiore o minore idoneità, e sono solitamente gestite come variabili continue, cioè degli strati raster. Dati per l'analisi di idoneità, sono abbastanza simili. Noi adesso quelli che stiamo adottando nelle attività della ZA Lazio e della ZA Campania sono dei dati con dei criteri oceanografici, ambientali e infrastrutturali che differiscono leggermente per quanto riguarda la piscicoltura in gabbia o la molluschicoltura, in quanto queste due pesci o molluschi possono avere risposte diverse, o comunque alcuni i pesci possono non avere essere influenzati dal pH o dalla salinità, diciamo, in mare aperto, per dove stiamo sviluppando, cioè in mare aperto, l'identificazione dei siti in mare aperto. Tutta questa serie di dati, chiaramente noi abbiamo necessità di acquisire delle informazioni da dati satellitari, da maps, quindi cose tipo per i pesci altezza delle onde corrente, ossigeno, temperatura, per i molluschi anche salinità, pH, clorofilla, e quindi diciamo che il CMEMS in questo tipo di attività i dati satellitari arrivano a supporto in maniera molto importante. Cosa succede? Che praticamente questi parametri, l'analisi che viene fatta, poi andrò un attimo a scrivere un po' meglio, prevede che per ciascuno di questo parametro, quindi per ciascun parametro, vengono assegnati dei range di valori all'interno dei quali quel parametro può essere considerato quindi ottimale, per cui è la cosa migliore per quanto riguarda piscicoltura o molluschicoltura, idoneo, oppure critico, perché può non essere perfetto. Il processo di zonazione, quindi una volta che questi layer sono stati acquisiti e riclassificati, diciamo che si inseriscono all'interno di un processo di zonazione che vede dei primi step in cui c'è una definizione del modello generale, la raccolta dei dati, ad esempio dei vincoli, l'elaborazione, la definizione della mappa dei vincoli e delle destinazioni d'uso dell'area e quindi l'estrazione dell'area libera. A quel punto poi subentra la definizione dei modelli di idoneità e un overlay pesato per poter fare l'analisi spaziale multicriterio, e qui entrano appunto questi dati, cioè vengono considerati nella fase della definizione dell'idoneità. L'overlay pesato, la VLC, è quella che in acquacoltura viene maggiormente usata e consente di calcolare attraverso una computazione pesata dei singoli dati di ogni livello informativo per ottenere poi una mappa in cui il valore di idoneità rappresenta una media proprio pesata, per cui vengono considerate diverse importanze, l'onda è più importante del tipo di sedimento e quindi viene fatto questo tipo di lavoro.
Quello che stiamo facendo adesso, quindi con la Regione Lazio, questa è una cosa assolutamente è preliminare, ci stiamo lavorando, quindi ringrazio tra l'altro Antonello perché ci ha dato veramente una mano anche per quanto riguarda l'acquisizione di questi dati da Copernicus. Stiamo utilizzando diversi strati, alcuni chiaramente non sono profondità del fondale, pendenza del fondale è calcolata sulla profondità, di tipologia del fondale sono dati che vengono dal Ministero dell'Ambiente, e poi dei dati che vengono che sono dei dati ottenuti da CMEMS come dati satellitari, tipo velocità della corrente, distanza significativa delle onde, ma questi sono solo alcuni. E quindi vengono quindi classificati con questa scala di 3, di critico, idoneo e ottimali, e poi computati attraverso la VLC per identificare poi delle mappe finali con un indice di vocazionalità. Qua siamo in uno zoom dalle parti del Golfo di Gaeta, se non mi sbaglio. Questo indice di vocazionalità viene poi, diciamo così, incrociato con la mappa degli usi e dei vincoli, che sono tutte quante quelle zone che dicevo prima non possono essere utilizzate, per ottenere poi una mappa di vocazionalità in cui è possibile da parte dei decisori di identificare delle zone entro le quali inserire, identificare delle zone da dedicare ad uso esclusivo dell'acquacoltura, e quindi facilitare poi l'ingresso di imprenditori, lo sviluppo del settore, e soprattutto sulla base dei dati ambientali anche avere delle zone che hanno comunque, ad esempio, la possibilità di un minore impatto e sono comunque sia ottimali. Questo lavoro poi lo stiamo facendo, ecco, c'è un discorso: noi qua stiamo vedendo delle mappe che hanno una risoluzione di 4 chilometri, come vengono dal satellite, quindi abbiamo anche riportato a 4 chilometri dati che invece magari ce l'abbiamo molto più specifici. Quindi c'è un problema di downscaling che stiamo anche affrontando con l'OGS per riuscire ad avere dei dati satellitari con una risoluzione maggiore e dunque poter utilizzare le informazioni appieno anche di quegli strati che sono invece disponibili con risoluzioni ottimali. Un altro esempio in cui abbiamo adoperato dati satellitari è il progetto Perfonfish, un progetto Horizon 2020, ed è praticamente un progetto in cui ISPRA appunto, sta sviluppando un sistema di benchmarking delle performance degli impianti di acquacoltura marina mediterranea attraverso la definizione di key performance indicators settoriali utili a definire la produttività e la sostenibilità dell'allevamento di spigola eurata nell'Europa. Ci sono cinque paesi che stanno partecipando a questo progetto. Ci sono qualcosa come 40 impianti che stanno fornendo i dati di produzione per poter mettere a punto un sistema che, attraverso degli indicatori, per cui calcolate la mortalità, il fattore di conversione, il fattore di crescita, per riuscire ad avere un'idea di quello che è il settore acquacoltura mediterranea in Europa. Come nota, sono 52 KPI che sono raccolti in gruppi come KPI tecnici, prestazioni ambientali, anche KPI per la valutazione del benessere, ed economici. Chiaramente noi però c'è un discorso, cioè la performance di un impianto è strettamente legata alla temperatura del sito, in quanto i pesci, in quanto eterotermi, hanno delle performance di crescita diverse se si trovano in Grecia o se si trovano al nord del Mediterraneo. Quindi anche nel discorso di comparazione di performance tra impianti diversi posizionati in zone diverse, si è dovuto fare un ragionamento su come poter classificare gli impianti che partecipavano a questo esercizio di raccolta dati e calcolo dei KPI. Per cui abbiamo sviluppato una piattaforma GIS, abbiamo utilizzato dei dati elaborati dal CMCC, e preso quindi una serie storica di 10 anni di dati di temperatura superficiali, sempre che provengano dal CMEMS, con prima da dati stagionali, poi mediati su dati annuali, e questo tipo di informazione, dove noi abbiamo quindi una media annuale di temperatura che rappresenta poi quello che possono essere definiti in acquacoltura i gradi giorno, cioè quanti gradi di temperatura un pesce riesce ad avere nel corso della sua vita, e che quindi regolano il suo metabolismo più veloce o meno veloce. Questi dati annuali, quindi, sono stati utilizzati
per poter analizzare su base geografica e di localizzazione all'interno di diverse aree i vari impianti che partecipavano all'impianto. Quindi il sistema quindi consente di comparare le performance, appunto performance tipo produzione, mortalità, fattori di conversione, tra aziende con temperature e profilo. Qua chiudo mettendo due slide finali in cui riprendo delle raccomandazioni dell'Aquaculture Advisory Council, che sarebbe che è un consiglio che è stato voluto dalla Commissione europea e che vengono rappresentati il mondo sia scientifico che produttivo che anche le ONG, e che quindi fornisce delle raccomandazioni alla DG Mare per quanto riguarda le scelte che devono essere fatte per lo sviluppo dell'acquacultura. Specificatamente sull'aspetto dei satelliti hanno formulato, sulla base di un workshop che si è tenuto ad Atene l'anno scorso, a cui ISPRA anche ha partecipato, hanno formulato alcune raccomandazioni sui dati satellitari, ad esempio alcune cose sui dati satellitari e sui dati in real time, per cui loro hanno indicato che sarebbe importante passare da misurazioni retroattive ad un monitoraggio in tempo reale con la valutazione dei siti in continuo, anche integrando le misurazioni che vengono fatte in situ con i sensori con le misurazioni satellitari. Inoltre i dati satellitari sono visti come estremamente interessanti, estremamente importanti per poter aiutare a sostituire le misurazioni che vengono fatte per il monitoraggio dei siti e il controllo anche degli impatti. Non solo, hanno anche fatto un cenno a quello che sono degli strumenti analitici e predittivi, dove praticamente è necessario che gli strumenti analitici di previsione convertano quelli che sono i big data in trend per poter quindi sviluppare degli strumenti previsionali per ad esempio far fronte ai cambiamenti climatici, che sono molto importanti nell'acquacultura, perché recentemente anche ci sono stati degli eventi climatici eccezionali che hanno messo in ginocchio la Spagna, e anche da noi in Italia ci sono stati diversi impianti che hanno affrontato delle mareggiate di dimensioni completamente inusuali, quindi la previsione, aumentare questa capacità previsionale anche a medio termine, e la modellizzazione delle previsioni dell'evoluzione del fitoplancton, per esempio per la molluschicoltura, molto importante per favorirne la crescita, ma anche per quanto riguarda l'individuazione di eventuali bloom algali che possono essere nocivi per questo settore produttivo, e soprattutto poi fornire una base di dati solidi per favorire le decisioni di politica ambientale. Io questo non so se sono stato dentro i 15 minuti, ho concluso. Grazie mille Francesco, grazie mille per aver toccato anche un punto importante, che non è solo lo Stato membro che richiede una miglior definizione dei prodotti sia a scala temporale, anzi in particolare a scala temporale, perché hai parlato di near real time quale richiesta della Commissione, perché la Commissione conosce quelli che sono gli strumenti che mette in campo, quindi chiaramente anche verso gli stati membri tende ad avanzare quelle richieste con la consapevolezza delle capacità di monitoraggio messe in campo. E allacciandomi invece alla presentazione di Cecilia, ha toccato un punto importante, quello che è il supporto al decisore politico, quindi essere in grado di poter fornire un'informazione più completa, migliore di quella messa in campo con gli strumenti tradizionali, quindi una misurazione in situ, perché è importante la misurazione in situ, ma questa assume ancor più valore quando è messa in relazione integrata a quella che è una capacità aggiuntiva fornita dall'osservazione della Terra. E d'altro canto l'osservazione della Terra da solo, senza una validazione con i dati in situ, non ha valore, quindi anche qui sia un'interazione, un mutuo vantaggio, diciamo, di quella che è la componente in situ e di quella che è la componente satellitare se messe assieme. Io qui chiudo perché ormai siamo già oltre il tempo limite, lascio la parola a Chiara per
fare le presentazioni di ciò che sarà nell'ultimo seminario informativo. Poi auspico che ci sarà un seguito sulla base delle vostre richieste su quelli che saranno specifici aspetti di formazione. Prego, Chiara. Ok, allora grazie a tutti i colleghi e ci rivediamo il 18 maggio, quindi lunedì sempre alle 11. Per parlare di cambiamenti climatici, ovviamente ambiente e agricoltura, quindi ci saranno con noi colleghi Giorgio Cattani, Antonella Tornato, appunto Nico Bonora, e poi avremo le conclusioni del direttore generale Alessandro Bratti, del presidente appunto Stefano Laporta. Daranno un po' un feedback insieme a Nico Bonora e vedremo poi quali saranno le tappe successive. Quindi vi ricordo di accedere al sito Ispra per te con le istruzioni che abbiamo dato, molto semplici, di entrare nella sezione Copernicus, sono suddivise per data, quindi contiene tutti i contenuti che gentilmente i colleghi hanno appunto condiviso con noi. Quindi potete ritrovare il video e ritrovare anche tutte le presentazioni. Quindi non resta che darvi appuntamento a lunedì, ci vediamo lunedì e poi Nico svelerà le prossime tappe. Arrivederci a tutti. Arrivederci grazie a tutti. Grazie mille, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao. E grazie ad Attilio soprattutto che ci supporta ampiamente. Esatto. Ci supporta e sopporta. Ciao Attilio. Esattamente. Ciao. Ciao.